E adesso, allora, andiamo a fare subito un primo confronto con la coppia dell'Azerbaigian, Yulia Zoblina, Alexei Sitnikov, la coppia che è allenata da Alexander Zulin. Noi lo ricordiamo, fino al 2010 questa coppia rappresentava la Russia. Poi ovviamente, per poter avere anche più opportunità di gareggiare a livello internazionale, dal 2011 quindi competono proprio con l'Azerbaigian. Hanno una musica particolare, una bella musica finlandese. Ecco, magari usiamo questa coppia e vi segnalo quali sono gli elementi, così li riusciamo a riconoscere anche da casa. Ecco i Tweezer. La sequenza di passi in parallelo. La parte su un piede. Ed ecco qui che parte la polca, divisa in due, per cui questa è la polca 1 ed è di mezzo giro. E da qui parte la polca 2, altro mezzo giro. La polca 1 e la polca 2 devono essere eseguiti obbligatoriamente una dietro l'altra, la polca 1 e poi polca 2. Sollevamento rotational. L'uomo deve compiere 6 giri e la donna deve rimanere per 5 giri in quella posizione per avere il livello 4. Ecco, Yulia Zoblina e Alexei Sitnikov, la coppia rappresentante dell'Azerbaigian. Devo dire che è una coppia che a me piace molto quando la vedo sul ghiaccio. Ci hanno sempre tanto colpito. Voglio dire segnalare una cosa, l'ultima musica, che è una musica finlandese, è stata fatta e rivista in maniera dance, come quella che abbiamo sentito da un mio amico. Beh, che, che è David Jones, che è un grandissimo produttore e DJ a livello internazionale, che con Holly Dolly hanno proprio fatto Holly Dolly Song, che è la musica che hanno utilizzato, per cui è stata anche una sorpresa la prima volta che li ho visti anche per me. Beh, una ricerca particolare della musica, no? Perché assolutamente. E la cosa, lo continuiamo a dire, che, brava, ci ha sorpreso quest'anno, dove magari ci aspettavamo dei programmi più ripetitivi e noiosi, invece forse proprio per evitare questo, tutti quanti hanno cercato delle soluzioni particolari. Perfetto. Per la porta. Noi avevamo estrema paura di vedere cose monotone, scontate, ti ricordi quando, sì, quante, sì, perplessità, perché poi reduci da un anno straordinario fatto di latinoamericani, ritmi coinvolgenti, divertenti, la polca, chissà che noia pazzesca, ci sembrerà di essere, tra virgolette, con tutto rispetto, in una balera. Invece no, è stato veramente divertente, perché vediamo come tutti gli atleti stanno cercando di interpretare questa Yankee Polka in maniera nuova. Mary Poppins, straordinario, certo, questo approccio ai musical americani. O questo, che è una cosa mezza dance, mezza count, mezza folcloristica. Per cui straordinario. Anche quella di Anna e Luca, no? Sette sposate, brava, per sette fratelli. Quindi torniamo al musical, ai grandi film della storia. Can-Can di Natalie Pesciola. Bravissima. Devo dire che ne abbiamo visti di particolare e ne vedremo proprio questa sera. Bene.
Ecco, questo è un dettaglio del sollevamento. Come vi ho detto prima, vedete che la donna è in posizione di ring, cioè tiene il piede talmente vicino alla testa che crea un arco, un anello con il corpo e la gamba. Quella posizione deve essere mantenuta in quel caso almeno 5 giri per essere considerata di livello. Allora, ricordiamo che loro proprio a Skate Canada, dove hanno tenuto la sesta posizione, avevano il miglior punteggio ottenuto finora della Shore Dance di 50,92. Quindi vediamo un po', secondo me non hanno, a me piacciono tanto questi qua, forse in questo programma corpo non mi esaltano. Nel free è bellissimo. Il programma libero comunque, come il programma libero dell'anno scorso. 54,76 sono cresciuti. Piacciono. 27,36 e 27,40 per i componenti. Sai cos'è? Si stanno imponendo, perché era difficile per loro, l'anno scorso si sono presentati benissimo, per cui la giuria gli ha dato credito, gli ha dato fiducia e stanno continuando a dimostrare di essere interessanti, perché è una coppia che, ricordiamo, presentano uno stile completamente inusuale, se vogliamo dire.